Ciao a tutti, io mi chiamo Eleonora e vi do il benvenuto, il bentornato in un mio nuovo video. Sigla! Parlare di prodotti finiti, ma mi raccomando, se volete supportare questa categoria lasciate un like, se vi fa piacere insomma iscrivetevi anche al canale, è gratis, non costa nulla, ma manterrà vivo il mio canale, e se avete consigli, suggerimenti o quant'altro scrivete un commentino qui sotto. Iniziamo. Allora, sulle labbra indosso un rossetto della MAC, un lipstick che si chiama Mocha ed è questo bellissimo colore, diciamo nude caldo, fa parte della linea Saturn, quindi rimane confortevole sulle labbra con un effetto semi matte, ma allo stesso tempo non secca le labbra ed è facilmente portabile. Comunque iniziamo subito dai prodotti che ho terminato. Parto dai prodotti beauty, che stranamente questo mese sono stati molti meno rispetto al make up, ed è una cosa tipo un evento più unico che raro. Allora, ho terminato questo prodottino qui, questo è del marchio Happiness Is ed è praticamente un bagno schiuma al limone e miele, che aveva anche una funzione da scrub, ma più che scrub io lo definirei gommage, perché qua c'è scritto infatti scrub esfoliante corpo, ma in realtà è proprio un esfoliante gommage. Aveva dei granuli talmente molto fini che era un piacere utilizzarlo, non dico insomma ovunque, però era facilmente utilizzabile, non era di quei prodotti insomma che sono proprio dei veri scrub, che hanno dei granuli che scrubbano giustamente e quindi è difficile utilizzarlo ovunque. Mi è piaciuto tantissimo, è un formato abbastanza grande, nel senso che comunque mi è durato abbastanza. Questo 236 ml, non so perché 36, vabbè, comunque lo trovate sul sito di Maki Beauty. Io l'avevo acquistato a poco, tipo 2 euro, ed è, devo dire la verità, sicuramente se avrò l'opportunità proverò altri prodotti di questo brand, perché mi ha colpito tantissimo questo qui e ve lo consiglio. Sempre diciamo per il reparto beauty, capelli in particolare, ho terminato uno shampoo protezione colore dell'Ultra Dolce di Garnier. Io solitamente non utilizzo questi shampoo tra virgolette commerciali, nel senso che, mi spiego meglio, io utilizzo sempre uno shampoo antigiallo professionale di comunque rifornitori di parrucchiere eccetera eccetera, però ogni tanto mi capita che magari mi sta finendo, o quando facevo palestra. Questo era uno shampoo passepartout che utilizzavo, o anche che facevo utilizzare a Zottis, però ecco, mi è piaciuto davvero tanto della linea di Garnier. Questo per capelli colorati e trattati è davvero secondo me uno dei migliori, non dal punto di vista della fragranza, anche se è buona, però ce ne stanno altri che sono proprio una goduria, tipo quello alla pesca è buonissimo, però è comunque, per essere uno shampoo commerciale, secondo me non gli si può dire nulla, in offerta lo trovate sotto ai 2 euro, un ottimo prezzo. Un altro prodotto che ho terminato per i capelli, e questo dovete segnarvelo perché è proprio un must have, è di L'Oreal, della linea Elnet. Io l'ho preso sul sito di Maki Beauty, però raga, lo trovate anche su Amazon, e praticamente è una lacca con tenuta forte, ma la cosa che mi piace tantissimo è che praticamente questa qui, a parte fissa, e vi ritrovate ad esempio, questa è la piega di ieri, vi ritrovate la piega anche se non perfettamente come appena fatta, però la ritrovate anche nei giorni successivi, vi basta magari dare un attimo una piastrata al volo e la riavrete ottima, cosa che a me di solito non capita, perché le lacche, a meno che non sono quelle che ti incollano i capelli, e allora quelle te la mantengono anche il giorno dopo, ma avete capito, capelli incollati, ecco, non mi era mai capitato. Questa invece non incolla i capelli, se io adesso vi faccio vedere, vedete, passo le mani, riesco a fare qualsiasi cosa ai capelli, e in più allo stesso tempo comunque mantiene un minimo la piega. Io ho i classici capelli mossi, che non sono né carne né pesce, quindi non riescono a essere lisci a meno che non li piastro, non riescono ad essere un mosso fatto bene a meno che non uso la piastra, appunto. Ma grazie a questa ho risolto, perché praticamente io mi lavo i capelli, faccio la piega, passo questa su tutti i capelli e in pratica basta, li tengo così per 2-3 giorni fino allo shampoo successivo, perché veramente me li fa durare tantissimo senza incollare. È veramente validissima. Questo formato è piccolissimo, 75 ml, e costa 4,50 euro. Mi rendo conto che non è poco.
Però se vi interessa, io su Amazon ho trovato questa qui nuova, è un set da 3, ce n'è anche un'altra che ho già lì in postazione. Comunque questa qui, a differenza di questa che sono fissaggio forte, anche questa è fissaggio forte, ma all'interno hanno l'olio di argana che va a nutrire i capelli e sono specifiche per capelli secche, quindi è una versione secondo me ancora meglio. Questa è 4,50 euro, questo formato costa 8,50 euro. Io su Amazon ne ho trovate 3 a 16 euro. Quindi davvero super convenienti, una in pratica è gratis e niente, ve li straconsiglio i formati più grandi perché convengono di più se vi fate un rapido calcolo. E comunque se riesco che c'è ancora, perché ho visto tipo 2 giorni fa e era finito questo set, ovviamente è andato a ruba, ma se lo trovo ve le segnalo e vi segnalo in tal caso comunque anche un acquisto singolo di questa qualora vogliate almeno dare un'occhiata a voi stessi. Comunque questa è la mia lacca in assoluto preferita, io ne ho provate, vi giuro, a livello commerciale parlo tantissime. Altro prodotto per i capelli è della Revlon ed è l'Unique One. Questo qui è un trattamento per i capelli che ha 11 benefici, tra i quali termoprotettore, protegge appunto da fonti di calore, oppure districa i capelli, cioè voi lo utilizzate dopo a capelli umidi o anche asciutti, 2-3 spruzzi, pettinate, scioglie tutti i nodi, è davvero fantastico, soprattutto per chi ha extension, capelli secchi, nodi, capelli ricci, ed è veramente fantastico. Se voi vi leggete tutto l'elenco, ecco, guardate, sta anche scritto dietro di tutto quello che fa, è veramente fantastico. È un prodotto che non va risciacquato, quindi è ottimo, e nutre anche e protegge i capelli. Provatelo perché è veramente fantastico. È il miglior prodotto per capelli che io abbia mai provato. E infatti, questo è tipo la quarta, la quinta, cioè l'ho scoperto 5 anni fa e da quando l'ho scoperto non ne faccio più a meno, e lo trovate su Amazon intorno agli 8 euro più o meno. C'è anche la variante al cocco, se non erro, quello bianco, che è ancora più buono come fragranza, però come effetti sono identici. Poi un altro prodotto che ho finito è di Nakomi ed è un body scrub, quindi uno scrub corpo alla papaya. Allora, la fragranza è una manna dal cielo, cioè buonissima, favolosa, fantastica. E anche lo scrub mi è piaciuto tantissimo perché ha questi granuli che vanno comunque a sfogliare il nostro corpo, a levare le parti, insomma, le cellule morte, eccetera, eccetera. E allo stesso tempo rilascia questa fragranza sul corpo. E allo stesso tempo, una volta che passavate l'acqua, lasciava la pelle super morbida, super idratata. Quindi è proprio un prodotto di bellezza, secondo me, per una coccola in più per il nostro corpo. Attualmente ne sto provando uno di Organic Shop che mi piace allo stesso identico modo. L'unica cosa è che quella è più una cremina e i granuli sono più fini, però a livello di quantità e prezzo quello conviene di più. Però se voi insomma non l'avete mai provato, provatelo questo di Nakomi perché è fantastico. Sempre corpo, ho finito una crema di Shiseido per il corpo. Questo era un campioncino che mi era stato dato. Sinceramente è una crema rassodante questa specifica, ma io non ho notato nulla, cioè nel senso, essendo anche, ho visto la full size, questa era da 30 ml, quindi ci ho capito qualcosa. Io non vi mostro mai tipo formati mini o campioncini, queste cose, ma 30 ml secondo me sono un prodotto bello e buono, per farti un'idea. L'ho utilizzato 4 volte, mi è bastato per 4 volte, secondo me non ha nulla di diverso da una classica crema che costa tipo un decimo in meno, perché non ve lo consiglio. Poi ho provato lo Yang Nong, è finito. Questo qui è un gel doccia, questo l'avevo aperto quando ero andata a Londra, che ricordi, l'avevo tenuto come bagnoschiuma da viaggio per me e Zotti, semplicemente però non si sa se e quando, come partiremo, per cui l'ho terminato. Visto che ce l'avevo in bagno, non mi andava di tenerlo per non si sa, cioè un tempo indefinito. Almeno prima c'avevo la testa a 1/2 mesi, quindi non si sa. E quindi niente, in pratica l'ho finito. Questo è praticamente un mix speziato ricco di acqua, di sciroppo d'acero e chiodi di garofano per una pelle morbida e deliziosa. E l'odore è
molto speziato, particolare, ma a me fa impazzire. Questo ve lo consiglio, andatelo ad annusare in negozio, come tutti i prodotti di Lush a me fanno impazzire. Ultimo prodotto per quanto riguarda il beauty è un prodotto per il viso e in particolare è della Pixi Beauty il tonico alla vitamina C. Il tonico è uno di quegli step secondo me fondamentali perché oltre a riequilibrare il nostro viso, insomma, fa da pre-trattamento per poi applicare siero, crema, insomma, e contorno occhi. È un prodotto aiuto questo qui alla vitamina C che usandoli, cioè io ho fatto proprio una skincare con siero e tonico e anche la crema e ho visto da subito il viso molto più compatto, rassodato e soprattutto la cosa che mi ha colpito è che rende un viso molto luminoso. Quindi se io vi dovessi consigliare dei prodotti per levare il grigiore al vostro viso e dare comunque un aspetto più luminoso, la linea alla vitamina C di Pixi è fantastica. In particolare i miei prodotti preferiti sono il tonico e il siero, quindi ve li straconsiglio. Poi la fragranza, che ve lo dico a fare, è buonissima. Per quanto riguarda il make up, allora vado a buttare una spugnetta che mi vergogno quasi a farvela vedere. Questa è della Real Techniques, la trovate su Amazon, Maki Beauty, dove vi pare. È una spugnetta per applicare il fondotinta e questa qui in pratica ne trovate tipo 2 a 7 o 9 euro, una cosa del genere. Io vi lascio sempre il link se volete, insomma, vederle, eccetera, eccetera. E secondo me sono le spugnette migliori come rapporto qualità e prezzo, perché la Beauty Blender costa il doppio di una, anzi forse di più perché questa costa 5 tipo da sola e la Beauty Blender tipo 9, però allo stesso tempo comunque non noto chissà quali particolari differenze, anzi questa è anche tagliata e per me risulta anche più maneggevole per l'applicazione dei prodotti. Comunque la vado a buttare perché si è tutta rovinata. Poi ho terminato, con mia somma gioia e stupore, un correttore della Rimmel. Questo è il Match Perfection ed è un classico correttore da drugstore della Rimmel. Questo era nella colorazione 01 Porcelain, pagato veramente poco, tipo 5 euro. L'avevo preso tipo su Amazon. Mi è piaciuto tantissimo, a parte che è leggero, ma allo stesso tempo copre. Ed è un correttore, secondo me, perfetto per l'estate perché rimane appunto leggero. Lo potete stratificare, va bene anche per il viso, è davvero fantastico. Lo consiglio sia a chi ha il contorno giovane, sia a chi ha il contorno occhi, insomma, in età avanzata, perché comunque rimane molto leggero proprio come texture, quindi fantastico. E anche il fondotinta della stessa linea, devo dire la verità, non è assolutamente male e anch'esso costa poco, per cui se vi interessa questa linea è abbastanza valida. Poi ho terminato l'Invisible Touch della Kiko. Questa è una face fixing powder, una cipria appunto fissante bianca che aveva un applicatore tipo a spugnetta che voi praticamente tiravate fuori il prodotto e lo tamponavate sul viso. L'applicatore, questo sistema per me è bocciato perché da questi buchi esce veramente troppo prodotto. Questa qui è davvero molto scomoda per applicare, è tipo durissima, quindi non mi piace assolutamente. E aveva 13 grammi, pagata intorno ai 10-12 euro, forse una cosa del genere. Non mi è assolutamente dispiaciuta, è molto valida, fissa bene. Ripeto, non la riprenderò perché il packaging fa disperdere davvero troppa cipria. Ma il prodotto in sé, se vi capita, se lo trovate in sconto, se avete la curiosità, provatelo, perché effettivamente vale. Spero riformulino il packaging esterno. Un burro cacao che ho terminato della Crazy Rumors è tipo il secondo o il terzo che compro di questo brand che io trovo su Eccoverde. Questo era Lemonade, quindi al limone, a lime, scusate, 100% naturale, ha tutti ingredienti ottimi come insomma lo scrub ad esempio di Nakomi. E questo praticamente burro cacao dava un'idratazione fantastica, la fragranza era buonissima e mi piaceva davvero tantissimo. Questo è il mio salva inverno, è proprio il burro cacao della vita. Infatti, devo fare un ordine da Eccoverde. Anzi, se avete dei prodotti da consigliarmi, io faccio 1/2 ordini l'anno su Eccoverde. E fra gli ordini che faccio, questo è uno di quei prodotti mai senza. Se avete qualche prodottino, insomma, scrivetelo, che così lo aggiungo. Poi, un prodotto che in realtà non ho terminato è la
Yum Tint di Neve Cosmetics, ma sono costretta a buttarla nonostante sia più di metà, e di questa cosa mi dispiace un casino, ma praticamente sa di rancido. Questa era una specie di burro cacao semi colorato, insomma lasciava queste labbra tipo alla Biancaneve un po' rosace, molto carino. Secondo me è un prodotto molto giovanile, ecco, non lo ricomprerò, mi dispiace solamente che però purtroppo non ho fatto in tempo a finirlo prima che andasse a male, però è inutile tenerlo, insomma è rancido, non mi sto qui a dilungare. Poi vado a buttare delle ciglia finte della Peggy Sage, queste erano fantastiche, a me erano state regalate ma si trovano ad esempio anche al Cosmo Prof. Peggy Sage la trovate anche in alcuni negozi di rifornimento per parrucchieri, comunque queste erano fantastiche perché avevano la banda elastica, quindi si attaccavano senza che voi facesse nessun tipo di sforzo o fatica, avevano proprio tipo un adesivo, no? E quindi io le ho riutilizzate 2 o 3 volte, poi questo adesivo è finito, ho provato a metterci la colla ed effettivamente tengono ma iniziano a staccarsi dopo poche ore, quindi vanno bene diciamo solo per fare foto eccetera eccetera, ma ovviamente le vado a cestinare perché ho altri tipi di ciglia. Poi ho terminato il Gesso Brow Marker sopracciglia della Astra. Allora, questa era la tonalità, quella per bionde, che dovrebbe essere la più chiara. Questo dice che è Water Resistant Natural Tattoo Effect, 16 ore di tenuta. Allora, vi devo dire la verità, questo è uno dei pochi prodotti che boccio di Astra. Secondo me il concetto era anche facile, fare un pennarello, cioè bello fare un pennarello per tutte le sopracciglia, ci poteva stare, ma il problema di questo è che praticamente a parte si secca subito, cioè tempo un mese e lo dovete buttare, è vero che è economico quello che vi pare, però non giustifica la cosa, ma poi non scrive per bene, cioè in alcune zone dove ad esempio ci sono tanti peli non scrive, alcune zone invece dove ce ne sono proprio non scrive, quindi in pratica scrive dove vuole lui, e per me è un prodotto assolutamente flop, uscito male, e sono contenta comunque che è durato poco, perché se durava tanto non avrei saputo terminarlo. Le colorazioni più scure, visto che a me hanno mandato tutto il set, le ho regalate, però mi dispiace a chi le ho regalate, io non sapevo che era così scrauso, se no ovviamente non avrei mai regalato. Poi, ultimo prodotto e poi vi saluto, è di Lancome ed è praticamente tipo un Juicy, questo era Melly Melon, è praticamente una specie di gloss luminoso che sapeva di melone, adesso sa di melone acerbo, proprio non lo so, è andato a male la fragranza, ce l'ho da 5 anni quindi è pure il caso che essendo un prodotto liquido è andato male. Comunque praticamente io lo utilizzavo l'estate perché dava questo colorino lucidino, anche se sbordava non dava problemi, era molto carino anche da portare in borsetta, però purtroppo mi è andato a male quindi sono costretta a buttarlo. Questo costa un po' e sinceramente a me è stato regalato, se vi dovessi consigliare di prenderlo vi dico che ci sono altre cose molto simili in commercio che costano un decimo di meno, però se volete magari qualcosa di particolare, avete dei risparmi, volete investirli, ovviamente non è male, però ecco, io eviterei di comprarlo. Comunque, detto questo, questi erano tutti i prodotti che io ho terminato, purtroppo non sono tantissimi, ma data la quarantena insomma è un po' difficile terminare dei prodotti ad esempio di make up o per il corpo, insomma se tanto sto sempre dentro casa e non faccio nulla di che, per cui tipo il profumo, queste cose qua magari evito anche di metterlo. Va bene, io comunque spero che questo video vi abbia lo stesso tenuto compagnia, fatemi sapere voi cosa avete terminato e noi se vi va ci rivediamo al prossimo video, ciao!